Ciao amici di YouTube, come state? Tutto bene? Mi vedete in macchina, insomma, con riprese un pochettino traballanti e ballerine, perché insomma, cercando di non andare a sbattere contro niente, volevo raccontarvi un po' dove sto andando. Sto andando a una conferenza stampa all'aeroporto di Cuneo Le Valdigi, l'aeroporto delle Alpi del Mare, perché proprio oggi inaugureranno una nuova tratta, un nuovo volo Roma-Le Valdigi, o meglio Le Valdigi-Roma e viceversa. E quindi per noi cuneesi sicuramente un'altra rotta da poter segnare per i nostri viaggi sul nostro calendario, oltre a quelli che già si possono fare per raggiungere altre mete come ad esempio la Sardegna. Sono curiosa insomma di rimettere piede in questo aeroporto dopo un po' di tempo dall'inaugurazione, anche perché insomma quando parto per viaggi, per voli, effettivamente non c'erano molte scelte dalle Valdigi, e quindi si parte sempre da Torino, da Milano oppure da Bergamo, ma sicuramente il fatto che ci sia una nuova tratta per Roma, questo la rende interessante, anche perché i prezzi mi sembra siano anche molto convenienti, e quindi adesso andrò a scoprire questo e molto altro. Ma questo è anche per darci appuntamento, come sempre, per il martedì mattina. Il martedì mattina che cosa parleremo? Beh, visto che sto andando in un aeroporto, si potrebbe parlare di viaggi, non solo i viaggi già in programma per quest'estate, ma magari anche dei viaggi particolari che avete fatto, perché no, anche su aerei che non vi aspettavate in qualche modo di prendere. Io ve ne lancio lì uno. Quando sono andata a Cuba in viaggio di nozze, una delle tratte che ho dovuto utilizzare era un aereo veramente che mi sono detto: mamma mia, ma io qua sopra ci sto? Riesco ad arrivare a destinazione o si stacca tutto prima? Perché c'erano dei pezzi addirittura tenuti con lo scotch, quindi i finestrini, e quando siamo partiti, siamo decollati, il portellone è rimasto aperto per un po' con tutte le valigie che avevamo paura di perdere. Ecco, questo è stato veramente un volo, diciamo così, che mi ha lasciato, e sì, scusatemi, mi ha lasciato con la bocca aperta, ma sono curiosa di sapere anche i vostri voli particolari, e poi parleremo di destinazioni. Un bacio, vi aspetto domani come sempre alle 9:15, 9:20, dai, va bene. Vado, ciao! Bene, eccomi, sono scesa dalla mia macchina e sto per entrare lì, vedete l'aeroporto, sto per entrare per raccontare questo primo volo di Roma-Le Valdigi. Quindi... Bene, questa è la pista dell'aeroporto di Cuneo Le Valdigi, l'uscita e poi la pista. Ed ecco che è atterrato. Questo è un giorno di inaugurazione che farà bene su, bagniamo. E bagniamo. Roma Le Valdigi, quindi primo volo in assoluto di questa nuova tratta, come dicevamo, come abbiamo raccontato anche con i nostri protagonisti, vi ho portato così anche in un aeroporto. Questo sarà il prossimo volo che verrà utilizzato per andare a Roma tramite la Ryanair. Bene, direi che da questo aeroporto è tutto e possiamo salutarci, e abbiamo visto anche così quello che è il primo volo Roma-Le Valdigi, e nel frattempo vi invito a raccontarmi i vostri voli. Alla prossima, ciao! Io adesso salgo, vi lascio, scappo.